Si è concluso in Sicilia il progetto dell'IRIFOR nazionale per colmare, dopo il lockdown, il deficit di esperienza e socializzazione dei ragazzi ciechi e ipovedenti. Dopo l'Etna, viaggi in mare per i giovani di Messina, Palermo e Marsala. Le altre esperienze, da Gela a Sciacca, da Siracusa a Enna. Vediamo. Vulcano, che adesso sta passando un bel mezzo che trasporta turisti. Canoa, vela e attività in acqua. Questo progetto, che ha visto la partecipazione di quattro bambini con disabilità visiva, è stato un momento veramente eccezionale perché i ragazzi hanno potuto abbandonare, soprattutto i pluridisabili, le loro sedie a rotelle, mentre in acqua si sono potuti così appropriare del proprio corpo. I ragazzi hanno avuto la possibilità di relazionarsi non soltanto con i ragazzi diversamente abili, ma soprattutto con i ragazzi normodotati. Quindi hanno preso consapevolezza del proprio corpo, appunto in acqua, dove le barriere si sono completamente abbattute. I ragazzi hanno fatto attività di subacquea, tramite degli istruttori professionali hanno avuto la possibilità di vedere la flora, la fauna marina, e soprattutto i nostri ragazzi sono stati veramente entusiasti nel partecipare a questi progetti perché hanno avuto, come dicevamo, avuto la possibilità di poter stare insieme dopo tutto questo periodo di chiusura e di lockdown. Gioco la mia parte, è il progetto IRIFOR a livello nazionale che ha visto il coinvolgimento di 77 province su tutto il territorio nazionale, dal centro benessere alla mototerapia, alla fattoria didattica, all'escursione sull'Etna, al Gargano, vela, canoa. Protagonisti, circa 320 ragazzi in tutta Italia, ciechi, ipovedenti e con pluridisabilità. Perché gioco la mia parte? Perché i nostri ragazzi devono giocare la loro parte all'interno della società, perché attraverso il gioco ci si abilita, ci si conosce, si costruiscono relazioni, ma soprattutto una bella esperienza per i nostri centri di consulenza che tra loro hanno fatto maggiore rete e anche con le nostre strutture territoriali, regionali e su tutto il livello nazionale. Cioè, zero, oppresso, stato.